abbiamo visto che si andranno naturalmente a verificare, bello anche l'aspetto, la panoramica che abbiamo visto sul tifo, perché giustamente è anche questa una maniera di relazionare poi il divertimento generale della crociera, relazionare anche il divertimento appunto dei presenti, del pubblico, anche sotto l'aspetto di quella che sarà, diciamo, la passione e il calore che poi le varie squadre, e vedo anche alcuni rappresentanti che parteciperanno al torneo che sono già presenti, le varie squadre si porteranno, quindi avremo sicuramente anche molto di vedere sicuramente i tifosi più corretti in assoluto. Io vorrei chiamare invece, visto che già li abbiamo spesso e volentieri nominati, abbiamo qui un giocatore, chiamarlo accompagnato proprio anche dal suo direttore generale Renzo Berti e dal suo compagno di squadra Cantagallo, con noi c'è Marco Ercolessi. Renzo Berti e Cantagallo, sono queste le sorprese che ci piacciono naturalmente, perché facciamo squadra anche con il direttore generale e con questi due valentissimi giocatori, esponenti appunto non solo della formazione Casinò di Venezia Calcio a 5, ma anche della nazionale. Io ricordo tra l'altro di aver intervistato Marco appunto durante una kermesse di grande successo, dove c'era la Reggiana, dove c'era il suo esimo. Invece, quando c'è stata la presentazione della squadra, io ringrazio naturalmente il direttore generale, che mi dà il piacere di essere sempre presenti quando parte la stagione, quella volta era impegnato in nazionale, e allora volevo sentire proprio queste prime emozioni, perché nel giro della nazionale ci sei da un anno e mezzo, massimo due. Un'emozione che ogni giocatore comunque cerca di arrivare, perché è al massimo livello. Ho la fortuna di essere riuscito ad entrare in nazionale, ho disputato gli europei a gennaio e adesso continuiamo così per vedere come va avanti. Ecco, tu sei un veneto nato altissima e quindi potrai dare anche tu il tuo contributo ai tanti giovani che stanno crescendo proprio con il Venezia Casinò Calcio 5. È vero, quest'anno anche la squadra sta puntando per te giovani, che è una cosa buona e bella, che i ragazzi iniziano a imparare un po' con noi brasiliani, non è che lì è tanta differenza, ma piano piano i ragazzi stanno imparando anche. Io so che lui sorrideva naturalmente quando parlavo di primogenitura, cioè i romani, i veneziani, come dire, beh, naturalmente a livello mondiale il calcio a 5 nasce, se vogliamo, da noi in Brasile, perché voi in spiaggia ci giocate costantemente tutti i giorni. È vero che in Brasile per noi è un sport più facile, dove giochiamo anche in via, giochiamo in tutte le parti, impariamo da piccoli. Lo chiedete il permesso al direttore generale di venire a fare questo torneo, o vi teniamo con noi una settimana? Tu la dici? No, se lasciano andare, volentieri andiamo. Beh, non l'ho chiesto al mister, però l'ho chiesto al direttore generale, perché il mister già mi stava dando un'occhiataccia, come dire, però. Direttore, insomma, intanto a livello mondiale più belle e che speriamo possa diventarlo anche a livello calcistico, calcio 5 per Venezia. Sì, intanto rispondo alla provocazione e non gli diamo il permesso, però quando sarà finito il campionato, insomma, per festeggiare qualcosa di importante. Beh, io intanto volevo ringraziare la MSC Crociere di averci ospitato assieme all'organizzatore del torneo, ad Andrea Segato, e faccio i complimenti a tutte e due queste persone, insomma, che hanno creato questa cosa eccezionale. Noi abbiamo questo sport qui in tutta Italia, poi comunque quest'anno il risultato finale è stato essere andati tramite i playoff alla finale nazionale per l'Arena 1 contro il Putignano. Abbiamo perso, ma insomma ci siamo arrivati. Quest'anno l'obiettivo è quello di essere sempre tra le prime due squadre di questa categoria. Vedremo se riusciremo. E cosa dire? Da quest'anno il Venezia Calcio 5 ha integrato il suo settore giovanile. Questo sport è una cosa fondamentale che pochi riescono a fare, perché la concorrenza è molta. C'è il calcio a 11 che chiaramente è dominante, c'è il basket, la pallavolo, ma noi siamo riusciti a fare tutto il settore giovanile da quest'anno per il primo anno, quindi vuol dire Pulcini, Giordini, giovanissimi, allievi, Junior, Sander e il Fiore Locchiello, che è la prima squadra. Quindi insomma di questo noi siamo orgogliosi. E